Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati a voi abbonati, ragazzi. Allora, oggi vi spiego come fare il gender swap e quindi sbloccare tutte le cose, raga, che sono uscite negli anni passati e che adesso non sono più in game, tipo calzarosse, le magliette di Halloween, magliette speciali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto cosa ci serve? Netcat, due console, lo stesso account. E tanta pazienza, raga. Mi raccomando, che dovete sapere questa cosa è fondamentale. Quando farete il gerner, perderete tutto ciò che avete sull'account, proprietà, auto. Ok, ragazzi, le perderete tutte, rispawnerete che non avete nessuna proprietà. Quindi pensate bene se farlo o no. Vi lascerò la lista del founder della lista qui in descrizione e quindi iniziamo con il video. Vi fate, raga, un cambio stile, quello che volete, vi cambiate un accessorio in modo che forzi il salvataggio su C1 una volta che siamo già online, raga. Dopodiché andremo a frizzare Netcat, ragazzi. Mi raccomando, quando frizzate il Netcat dovete mettere l'elastico a C1 con il cavo in modo tale che non vi crasherà la console per inattività. È fondamentale perché andremo a fare un beef abbastanza lungo, ragazzi. Armatevi di pazienza. Ci sono due metodi per fare questa cosa, raga. Intanto avviamo C2 e vi spiego di cosa stavo parlando. Allora, regà, come vi ho detto all'inizio, ci sarà una lista da comprare. Potete stare a guardare la lista se capite bene l'inglese, perché la traduzione tra inglese e italiano è un po' a cazzo di minchia, come ben sapete. Ma quindi, come possiamo fare per essere sicuri di prendere tutto? O raga, vi comprate tutto quello che c'è nel gioco, e io in questo caso ho fatto proprio così, per non sapere né leggere né scrivere, ma vi dico già che vi serviranno circa 120 milioni per fare tutto, per comprare tutto il vestiario ci vogliono circa 120 milioni. Se invece andate a comprare solo le cose essenziali o che volete sbloccare, comunque nella lista si capisce più o meno tutto quanto, potete spendere quei 15-20 milioni per avere le cose più importanti, tipo Krampus, calza rossa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, una volta che siamo arrivati online con C2, raga, facciamo subito il menu di pausa. Andiamo su online, andiamo su gestione personaggi o selezione personaggi, ragazzi. Si può fare sia su old che su next, il gender. E a questo punto, una volta arrivati, cosa andiamo a fare? Semplicemente, raga, dovremmo cancellare il nostro personaggio. Non vi preoccupate, siamo in beef, raga. Se avete tutto che funziona bene, non succederà niente. Mi raccomando, state comunque attenti. Quindi, una volta che siamo qua, cancelliamo, ragazzi, il nostro personaggio, in questo caso femmina, il primo di sinistra, perché io faccio il gender sulla femmina. E andremo poi a ricreare il personaggio maschio al posto della femmina. Se invece voi avete il maschio, raga, dovete fare il contrario. Cancellate il maschio e create la femmina al posto del maschio. È semplice, raga. E qua sotto in descrizione c'è la lista, c'è il sito con la lista per la femmina e la lista per il maschio, raga. Quindi, quando abbiamo cancellato il personaggio e l'abbiamo ricreato del sesso opposto, raga, andremo in una sessione online. E raga, a questo punto vi andate a comprare quello che volete. Vi ripeto, c'è la lista se volete andare sulle cose mirate, oppure vi comprate tutto così siete sicuri di sbloccare tutto. Ovviamente, raga, più rango avete, più cose avete sbloccate. Come ben sapete, nei primi ranghi non abbiamo tutto quanto sbloccato, quindi al 120 ci sarà tutto sbloccato, ragazzi. Quindi, ragazzi, a questo punto, se volete, vi guardate tutto, se non volete, skippate direttamente al minuto 20. Thank you.
Quindi, raga, una volta che vi siete comprati tutto quello che vi volevate comprare, cosa dobbiamo fare? Semplicemente andiamo a chiudere C2, ragazzi. E una volta che abbiamo chiuso C2 e siamo in dashboard, andremo a recuperare C1, che sarà ancora lì, che se la gironzola, ragazzi. Quindi, cosa facciamo? Dobbiamo, raga, prenderci le stelle per fare il salvataggio del rango. È fondamentale perché se abbiamo un rango alto non vogliamo perderlo. Quindi ammazziamo qualcuno, facciamo in modo tale che arrivano le stelle della polizia e a questo punto poi dobbiamo scappare. Una volta che abbiamo preso le stelle e siamo scappati, come vedete in alto al centro ci salirà la barra, degli RP e così avremo salvato il rango. Adesso, raga, dovremo salvare il cash, perché se no, se perdiamo i soldi, che cazzo di senso ha avuto? Allora, come facciamo? Andiamo su Destiny 8, quello verde, raga, e andiamo a comprare l'agenzia. Perché compriamo l'agenzia? Perché è l'unica cosa che quando compriamo, raga, ci farà il caricamento forzato e chiude il sito in automatico. A questo punto, una volta comprata l'agenzia e ci ha fatto il caricamento automatico, ragazzi, abbiamo salvato i soldi. Una volta fatto ciò, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a salvare gli outfit che avevamo già sul PG. Quindi ci dirigiamo, ragazzi, in un qualsiasi negozio di vestiti. Andiamo a metterci il completo standard, il primo completo standard, ragazzi. È fondamentale sia se è maschio o se è femmina. E ci andiamo a mettere un accessorio tipo il casco, ragazzi. Quindi andate su accessori, andate su caschi, fate una volta freccia destra e vi metterà il primo casco che esiste, questo bianco. Quando chiudete il menu interazione, farà il caricamento forzato. A questo punto non abbiamo finito, andiamo a fare l'ultimo caricamento forzato, raga. Ci dirigiamo da Los Santos Custom con un veicolo del civile rotto, ragazzi, possibilmente con la chiazza di sangue sul cofano, e a questo punto lo ripariamo. Una volta che l'abbiamo riparato, usciamo, ragazzi, da Los Santos Custom e come ben vedete ci farà in basso a destra il caricamento forzato. Una volta che fa questo caricamento forzato, andiamo a rimettere e togliere il casco, ragazzi, e così ci farà un altro caricamento forzato. E a questo punto siamo tranquilli che possiamo sfrizzare Netcat, ragazzi. Una volta che abbiamo sfrizzato Netcat, aspettiamo quei 20-30 secondi che magari ci fa crashare in automatico il gioco. Se non succede, raga, aprite il vostro menu e chiudete il gioco. Intanto, ragazzi, vi voglio ringraziare per chi mi supporta, per chi è abbonato, per chi si guarda questi video, perché comunque sia per fare questa tipologia di video, raga, è veramente, veramente un pochettino più complicata la situazione, un po' più menosa, bisogna mettere tutto in sincrono e quindi c'è più lavoro. Ed è giusto che lo avete voi questo privilegio di guardare queste cose in italiano, che purtroppo non ce n'è italiani che portano questa tipologia di glitch e sono tutti inglesotti stronzi, aggiungerei. Quindi a questo punto, una volta spawnati, raga, in sessione, cosa facciamo? Andremo a controllare cosa abbiamo sbloccato e se ce l'ha sbloccata. Quindi andate nel vostro appartamento, ve ne comprate uno e una volta che siete all'interno dell'appartamento potrete vedere il tutto. Intanto, raga, se avete i soldi, avete il rango, c'è la faccia da maschio e il corpo da femmina, è finito tutto perfettamente giusto. Quindi, raga, qua vedrete tutte quante le cose sbloccate. Avremmo sbloccato tutti gli outfit possibili e immaginabili su GTA. Anche quelli che non ci sono. Quelli che ci sono da sbloccare. Lo Sosquash, il coso da Rockstar, ragazzi. I vari completi integrali. Avremo la calza rossa, la Krampus. E vi voglio già dire una cosa che non ve l'ho detto all'inizio, ma va bene così. Per il maschio, raga, c'è più roba da sbloccare. Quindi, se avete un personaggio maschio, sbloccate. Cercherete più cose. Quindi, regà, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e alla prossima. Bella, regà.
Pam Dick.